Nel centro storico di Bolsena, all'interno del palazzo Cozza Caposavi, si è svolta la personale di Ottavio Fabbri. La prestigiosa dimora storica è oggi utilizzata come sede per eventi di prestigio, come ci racconta l'ideatore dell'evento, Francesco Cozza. Lui è Francesco Cozza, è il padrone di casa, sostanzialmente noi siamo qui al Palazzo Cozza Caposavi. E grazie di essere venuti. È un piacere e un onore per noi. Si svolge oggi a Palazzo Cozza Caposavi un'importante mostra di un pittore famoso che è Ottavio Fabbri. La mostra si chiama Stardust on the Lake, di questo ce ne parlerà tra poco Francesco. Io vi racconto che qui in questo palazzo risale al 1561, quando il cardinale Tiberio Crispo costruì la sua fabbrica, che era praticamente il palazzo del governatore dello Stato Pontificio a Bolsena. E poi il palazzo fu diviso nelle due famiglie più importanti del territorio, la famiglia Cozza e la famiglia Caposavi, che nel XVII secolo si uniscono in matrimonio riunificando i palazzi. Bene, poi diciamo che questo palazzo cambia destinazione a un certo punto, non è più una destinazione solo residenziale, ma diventa una destinazione importante perché accoglie eventi importanti, non solo questo, come la mostra del maestro Fabbri, ma come altri eventi che si sono già svolti e che immagino si svolgeranno. Sì, la vocazione naturale del palazzo era quella, diciamo, culturale, e quindi questo contenitore culturale che noi mettiamo a disposizione della comunità e del territorio fa sì che ogni anno diversi artisti, scrittori, musicisti possano esprimersi in quella che è questa cornice di cui noi siamo custodi da 500 anni e che proviamo anche a rendere fruibile alla comunità. Ottavio Fabbri, buonasera. Buonasera. Ottavio Fabbri è figlio di Dino Fabbri, creatore, innovatore di una nuova editoria, di un nuovo modo di fare editoria. Lo racconto perché questo serve anche a capire un po' anche la vita professionale poi di Ottavio. Negli anni 60, anni 70, i libri per la scuola costavano molto, le enciclopedie erano carissime, erano roba per pochi eletti, e questo ostacolava molto l'istruzione. Dino Fabbri ebbe un'idea geniale, che fu quella che utilizzai anch'io, di realizzare intanto dei libri scolastici a basso costo e poi di realizzare la cosiddetta enciclopedia a fascicoli. Nacque Conoscere, che usciva ogni settimana, e io ogni settimana venivo obbligato dai miei genitori a comprare il fascicolo di Conoscere e leggerlo, e così si fecero 6 edizioni, 200 fascicoli distribuito in molti paesi. Questa forma di editoria innovativa fece sì anche che nella famiglia Fabbri si facessero incontri importantissimi, cioè fosse frequentata da personalità del mondo artistico, dello spettacolo, della cultura, dello sport, del cinema, importantissime, no? E allora uno dietro l'altro, e la prima domanda che faccio a Ottavio è: quanto ha inciso sulla tua vita sino ad oggi quell'esperienza vissuta a casa con un papà notissimo e una mamma pittrice? Esatto, sì, io ho un ricordo meraviglioso della mia infanzia, della mia giovinezza, perché mio padre mi faceva partecipare ai suoi incontri con pittori, scrittori, e quindi per me è stato molto formativo questo. Ricordo, perché è abbastanza curiosa la cosa, una visita a Picasso, io avevo 10 anni, e quando Picasso mi vide mi disse: a me non piacciono i bambini biondi. Io sono rimasto malissimo, però ho detto: adesso gliela faccio pagare. Dopo un po' mi dice: c'hai anche un nome? Dico: sì, mi chiamo Ottavio e non mi piacciono i pittori in mutande. Mio padre mi diede un calcio immediatamente, e poi ho detto: papà, sei sicuro che vuoi fare un libro su uno che mette un occhio qua, una bocca qua, un naso qua? E lì Picasso ha riso, è stato simpatico.
Comunque questo è un episodio dell'infanzia, ma poi ho avuto altri incontri, poi sono stato... Sì, di questo, Ottavio, parliamo dopo. Sì. Quello che era importante capire era se questo in qualche modo ha influito positivamente sulla tua carriera, diciamo, degli anni a venire, dopo l'adolescenza, no? E dopo la gioventù. Sicuramente ha influito la conoscenza di persone importanti. Sì, ha influito la conoscenza e soprattutto l'aspetto formativo, la passione per la cultura di tipo visivo, diciamo. Il papà era editore, io mi sono interessato di cinema quasi da subito, sono stato assistente di volontario di Luchino Visconti morto a Venezia, ho fatto molti documentari, poi ho girato dei miei film, per cui insomma è stato bello. Ecco, ma la storia di Ottavio Fabbri inizia col cinema in realtà, no? E inizia un po' prima, inizia con due personaggi secondo me importanti nella tua storia, che furono Michelangelo Antonioni un po' indirettamente, ma Luchino Visconti, come dicevi tu, sì, direttamente. Sì, Visconti sì, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, e per me è stata un'esperienza abbastanza importante. Lui mi disse: ricordati che per fare dei buoni film bisogna avere letto molto e vissuto molto, quindi una considerazione quasi filosofica importante. E comunque la pittura andava di pari passo con l'interesse per il cinema, e ho iniziato a disegnare e a dipingere cieli stellati, fino a che un astronauta, Buzz Aldrin, uno dei due che sono andati sulla Luna, ha presentato una mia mostra dicendo: ho già visto i dipinti di Fabbri nello spazio, il che mi ha fatto grandissimo piacere, e da lì ho continuato, ho fatto 23 mostre personali, lavoro con l'Agenzia Spaziale che ha presentato una mia mostra, Luca Parmitano ha presentato una mia mostra recentemente, e il mio tema sono il cosmo e i cieli stellati. Questa passione per, diciamo, gli astri è una passione che c'è sempre stata in te. No, io ricordo di aver letto da qualche parte un articolo in cui tu dici: io le prime parole che dissi sono mamma, papà e telescopio. Sì, è vero. Me l'hanno raccontato poi, che io dicevo mamma e papà come tutti i bambini, e poi un giorno dissi telescopio. Mio padre disse: questo è un matto, perché da dove viene? In realtà l'avevo sentito alla radio forse questa parola, e poi ho voluto avere un piccolo telescopio per me, quindi l'amore per le stelle è stato da subito. La canzone d'amore fra mio papà e mia mamma era Stardust, polvere di stelle, mia nonna si chiamava Stellina, per cui ho avuto un contorno di stelle, mia cugina si chiama Stellina, insomma, quindi era l'ambiente ideale per... Quindi il mio era un interesse astronomico, ma che è diventato interesse poetico. Quindi io non dipingo cieli quali sono sotto l'aspetto astronomico, ma cieli di emozione, di quello che io sento come colori, come ispirazione di grandezza dell'universo che percepisco. Sì, mi pare che Aldrin disse: tu vai molto al di là di dove sono andato io. Sì, 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 perché quando lui ha presentato una mia mostra, una sera in un terrazzo mi dice: vedi, quella è la Luna, io ci sono stato, ma tu vai molto più lontano con la tua pittura. Questa è stata una cosa stupenda che mi ha detto. E Ottavio Fabbri è anche scrittore, però ha scritto anche un paio di libri, almeno quelli che ricordo. Uno peraltro mi ha incuriosito molto, perché riguarda la teoria quantistica addirittura. Sì, sì, sì. Si chiama La singolarità iniziale, che riguarda il Big Bang. Me l'ha presentato Michelangelo Antonioni, il libro, ed è un Big Bang d'amore. Quindi è un piccolo libro, ma insomma si trova su Amazon, credo si possa ancora trovare. E poi recentemente ho scritto un altro libro intitolato C'ero una volta. Non c'era, c'ero io una volta. Sì, ma questo è anche un podcast, C'ero una volta. Esattamente, che Banca Intesa, io leggo questi racconti, che sono 52, adesso i podcast sono solo 10 o 12, e racconto un po' gli incontri divertenti e un po' spettacolari della mia vita. Ci sono stati incontri importanti anche legati al cinema, così torniamo a parlare del cinema. Tanto in realtà tra cinema e pittura, no? C'è un fil rouge in comune, no? Perché il cinema è legato al grande schermo bianco,
sempre una tela. Esatto, è sempre una tela. È sempre una tela. Una, quella del cinema è una grande tela, e quella piccola per la pittura è una piccola tela, ma il principio è sempre della luce. Bisogna non ti è mai venuto in mente di dipingere nello spazio? Ormai no, ci sono questi viaggi spaziali che costano anche poco, no? Abbiamo visto, no, che in America ne stanno partendo tanti. Non ti è mai venuto in mente di dipingere nello spazio, dallo spazio? C'è già una proposta di questo. Mi hanno invitato a farlo, ci sto pensando, perché diciamo è più comodo dipingere a casa che dipingere nello spazio. Assolutamente, ne sono fermamente convinto. Però tu stai scrivendo, non so se stai scrivendo, hai già scritto una cosa molto importante, mi pare per le Nazioni Unite o per l'UNESCO, non mi ricordo, che riguarda la Carta dei diritti del cielo. Sì. Ci spieghi che cos'è? Sì, è molto semplice. Il cielo ha diritto di essere visto. Con l'inquinamento luminoso, l'inquinamento atmosferico, il cielo rischia di non essere più visto dalle prossime generazioni. Allora sto preparando una carta intitolata Carta dei diritti del cielo da presentare all'UNESCO perché venga diffusa come informazione di base per chi è responsabile del clima e di tutto quello che riguarda il futuro delle prossime generazioni. Senti, ti dico tre nomi, facciamo un gioco, no? Tanto sì. Sia eternamente bambini. Ti dico tre nomi e tu mi dici cosa ti suggeriscono. Sì. Allora, Stars and Stars. Stars and Stars è il, come si dice oggi, il brand di una collezione di abiti presi dai miei quadri, cioè i miei cieli stellati sono diventati cose di abbiglia fashion, in poche parole. Ma anche Rolls Royce. Sì, fashion, la cosa interessante è che Sharon Stone fece una asta negli Emirati con delle cose mie di Stars and Stars, fra l'altro un impermeabile di stelle, quindi era buffo che le stelle con l'acqua impermeabile. E se ti dico invece Chiara Ferragni e Nicole Kidman? È quasi la stessa cosa, perché sono state testimonial tutte e due alla triennale per il Fashion Week 2019 per una mia sfilata intitolata Starry Night, fatta da una società cinese che si chiama Bosideng. Tu a Bolsena, qui Stardust on the Lake, sì. Ovviamente perché siamo nella capitale del territorio del lago di Bolsena, quindi è giusto Stardust on the Lake. Hai 10 opere, presenti 10 opere, 14 opere. Ce n'è una in particolare che ti piace più delle altre? Ma a me piacciono tutti i miei quadri, ti dico la verità. Li ho fatti io. Li ho fatti io. Sì, e poi ognuno è legato a un'emozione, a una storia che ricordo. Ecco, che cosa ti ispira? Cioè, perché in realtà tu dici io dipingo le stelle, uno pensa alle stelle, al cielo stellato è sempre uniforme, ma in realtà invece ogni quadro racconta una storia. Sì, se pensi che il cielo stellato, come oggi possiamo vederlo con il telescopio Hubble, non era visibile fino a 100 anni fa, fino a 30 anni fa addirittura. Quindi i pittori che dipingevano il cielo dipingevano dei puntini. Oggi invece è la possibilità, sai che l'universo è pieno di colori. Ecco, quindi questo è una suggestione meravigliosa per un pittore. E quindi ho iniziato a dipingere cieli con visioni cosmiche e stelle, fra l'altro con una tecnica per cui si vedono con la luce di Wood, la luce viola, nella loro spettacolarità cromatica, invece spegnendo la luce vedi proprio i cieli stellati. Questo è il motivo per cui ho visto la sala mostre, che adesso poi abbiamo già visto le immagini dei quadri mentre tu parlavi, ma andremo a fare una passeggiata all'interno, è completamente oscurata, come una camera oscura. Sì, esattamente, esattamente, e questo dà l'agio di vedere i quadri nella loro spettacolarità luminosa, insomma, che è abbastanza non è più frequente in pittura. Senti, non ti tengo più impegnato, però una però ti voglio fare una domanda. Tutti abbiamo un sogno nel cassetto. Qual è il tuo? Di dare il nome delle mie figlie a due costellazioni, se non altro in pittura. Come primo cittadino sono veramente onorato di consegnare questo ricordo al maestro di questa bellissima mostra e di questo
bellissimo momento che ci sta facendo vivere a Bolsena, qualcosa di speciale, qualcosa di bello, che stiamo vivendo in un periodo veramente difficile, quindi questo vedere le stelle è sicuramente di buon auspicio. Mi auguro che la presenza del maestro possa essere di buon auspicio anche per la nostra città e di rivederlo di nuovo a Bolsena. La mostra avrà una durata durante le festività natalizie, sicuramente sarà attenzionata da tutti i nostri turisti che in questo periodo saranno nella nostra città. Quindi un grazie di cuore, maestro, le consegno questa targa in ricordo di questo bellissimo momento e di questo dono che ci ha voluto fare di cuore. So che l'ha fatto di cuore e so che noi siamo orgogliosi di questo. E io sono orgoglioso, signor Sindaco, di questa, di questo ricevermi in modo così straordinario in questo luogo magico, con una grande tradizione etrusca, che erano appassionati di cieli, erano astronomi, per cui essere oggi qui e ricevere questo omaggio prezioso da lei mi onora moltissimo. Grazie.